Ricordiamoci anche partiti alla grande, ragazzi, buona gara, yes, forza. Dai Joe, dai Andre, dai pallone, dai Sam, ragazzi, attenzione, dai Andre, attenzione. Dai Mattei, grande Mattei, bravo, bravo, bravo Mattei, dai, dai, non mollare. Dai, dai, punta nei piedi, punta i passi corti, corri, corri, salta. Thank you.
Attenzione radice, non si può vedere, così dopo suonare la radice, poi ci fai ci ancora ci sì, che e dopo un altro che sì, Jacopo, dai! Bravissimo, vai! Andiamo a completare la top 10 in settima posizione. Questo è Stefano Viganò del team bergamasco della Ciclisti Valgaldino, del Matteo Marchesi che precede Arbin Gashi. Sì, ormai ha un 10 secondi di vantaggio su Carolina Signorelli, quindi sembra anche decisa quella che è la gara anche femminile. Luca esercitato, il portatore di città italiano è Pietro Ardenghi, ma ci siamo, Bravissima, brava proprio, Paul Cantù, eccola la vincitrice in campo femminile. L'applauso per Leonora Flaviani della MTP. E a una quindicina di secondi, riconoscibile anche per i colori della società della Monticelli Bike di Monticelli. No, vai tranquillo, vai. 56. Signorelli. Vai tranquillo. Sali. Bravissimo. Andiamo a vedere adesso per il terzo posto, perché anche c'era naturalmente Alessia Zanetti della Mazzano, dal presidente del collegio di.
Devo bravissima, vai, vai! A recuperare una posizione. Bravissimi, dai, vai, 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 vai. Ti ho detto che c'era una bella sfida. Bravo, bravo, sali. Nicolò Raimondi. Bravissimo, via! Sali, sali! Bomba di assistente carter slot line, intanto quinta. Bravissima, vai, vai, bravissimo, vai, vai! Vai, vai tranquillo, vai tranquillo. L'arrivo di Lorenzo Dupré della Mazzano. Seconda parte del percorso, tracciato uguale anche per il Giselle, tracciato di 2200 metri. Allora andiamo al comando Luca Ferro con Jacopo. Vedete, ormai è fatta, ormai è fatta. Ostacoli artificiali. Tranquillamente, e l'applauso del pubblico. Col 301 vince Luca Ferro della San Macario, secondo Matteo Raisi della Sport Even, terzo Jacopo Palermo della Fenom Mondinone. Bravi ragazzi, che bella gara, grazie del Grosio Ciclismo, bravissimo Davide. Attenzione, maglia della Busca, e sesto l'atleta del Talamona Sport Team, Davide Brantini. Posizione, questo è Stefano Viganò del team bergamasco della Ciclisti Valgandino, del team serio chiude Matteo Marchesi che precede Arbi Gasci della GB Junior Polcantù con 307, Damiano Raisi della Sport Even. 323 Alessio Bozza della Luca, esercitato il portacolo invece del Talamona Sport Team Lorenzo Navaccio della campo femminile. L'applauso per Leonora Flaviani della MTB Novagli, e a una quindicina di secondi, riconoscibile anche per la colori della 356, Carolina Signorelli, seconda classificata. Torbidi. Riccardo Mattei del team NU a recuperare una posizione, quindi chiude in terza posizione Miriam Torbidi della MTB Montecanto. Abbiamo detto che c'era questa Cycling Group, bravissime.